Ciao a tutti e benvenuti ad una puntata un po' particolare di Tessilam Condivision. Quest'oggi infatti non vedremo alcun progetto e non analizzeremo nessuna settimana in particolar modo, ma in vista della settimana di Ferragosto, quest'oggi in un certo senso vi salutiamo perché la rubrica Tessilam Condivision se ne va giusto per un po' in vacanza, ma tornerà davvero subito dopo. Quindi continuate a condividere i vostri lavori sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e in quanto Tessiland, in quanto azienda, state tranquilli perché continuerà a lavorare regolarmente, quindi il tutto funzionerà come ha sempre fatto. Potrete quindi contare sempre su di noi, sulla nostra assistenza, sulla disponibilità dei nostri prodotti, insomma, Tessiland c'è anche a Ferragosto. Ma ovviamente non potevamo lasciarvi così senza davvero darvi nulla e quindi abbiamo deciso di cogliere l'occasione per darvi un contenuto extra e quindi farvi vedere dal vivo i nuovi, o meglio, solo una piccolissima parte di alcuni dei nuovi prodotti giunti in casa Tessiland. Iniziamo subito, quest'oggi parleremo di manici. Allora, iniziamo immediatamente con questi meravigliosi manici. Parliamo dei manici resina sfera. Qui potete vederli nelle prime quattro varianti di colori, poi ci auguriamo che possano essercene davvero tantissime altre perché sono spettacolari. Qui li possiamo vedere in turchese, grigio, beige e crema. Come potete vedere, la lunghezza varia in base al colore, partiamo dai 31 cm fino ai 38 e sono tutti e quattro composti da pietre e sfere. Una cosa particolare e meravigliosa, oltre all'evidente fantasia e colorazione, sono questi due moschettoni che potete trovare proprio alla fine e che quindi vi permetteranno di attaccarli alle borse in maniera davvero molto semplice e pratica. Quindi sono sicuramente l'ideale sia se volete realizzare delle borse molto più eccentriche, quindi non passare inosservate, e sia se volete magari dare un tocco un po' più originale ad una borsa molto semplice, davvero stupendi. Ed ecco una meravigliosa variante dei manici pipoca, un'evoluzione possiamo definire del classico manico pipoca. Infatti qui abbiamo i manici in resina small pipoca in quattro varianti di colore, le prime quattro, poi vedremo se in seguito riusciremo ad introdurne delle nuove, che sono cipria, beige, rosso e ambra. È un'evoluzione sicuramente nella grandezza, infatti abbiamo una larghezza di 16 cm e un'altezza di 11,5 cm. E poi ovviamente cambiano anche nella forma. Infatti vedete, questi hanno praticamente un taglio netto all'interno e una parte un po' più bombata all'esterno, così che in un certo senso possono proprio baciarsi questi due manici, sono davvero bellissimi. Oltretutto, in queste quattro colorazioni con l'effetto marmorizzato, sicuramente potranno abbinarsi a qualsiasi tipologia di capo o comunque di abbigliamento. Ed ecco qui i manici in resina Moara, che possiamo vedere nelle varianti ambra, nero e marmo. Sono dei manici anche questi spettacolari. Perché? Perché allora hanno una misura di 15,5 di altezza e invece 13,5 di larghezza. Sono applicabili direttamente su borsa d'uncinetto e grazie anche ai moschettoni ad anello apribili potete applicarli tranquillamente. Come potete vedere, hanno questa forma tondeggiante nella parte superiore e questi tre anelli che sicuramente vi permetteranno anche di far sì che questi manici possano essere applicati anche su borse medie o comunque anche più grandi, quindi davvero molto molto versatili. Ed eccoci qui ad una tipologia di manici sicuramente ben diversa, molto più moderna e contemporanea. Parliamo dei manici in resina Dallas, che anche qui potete vedere nelle versioni ambra, nero e marmo. Le misure di questi manici sono 13 di larghezza e 7,5 di altezza. Sono dei manici sicuramente con una forma netta, elegante e di grande impatto, con una forma geometrica ben definita, perfetta per qualsiasi tipologia di borsa, davvero da utilizzare.
E qui invece ovviamente cambiamo totalmente stile, andiamo su qualcosa di molto più elegante. Parliamo infatti dei manici in resina Atlanta, nelle solite tre versioni, almeno al momento, quindi marmo, nero ed ambra, ed una versione sicuramente di un manico da poter utilizzare per qualcosa di un po' più elegante. Le misure sono 13 cm di larghezza e 8 cm di altezza. Sono dei manici davvero molto eleganti, resistenti e sicuramente facili da abbinare, il che è dovuto all'effetto marmorizzato e anche a questa tipologia di colori che ben si presta davvero a qualsiasi tipologia anche di colore di filato che voi vogliate scegliere. Parliamo di una produzione resina che Tessilan cura in esclusiva e direttamente, e di un prodotto garantito e di grande qualità. Siamo certi quindi che resterete davvero sorpresi dalla qualità di questi manici. E qui invece cambiamo totalmente materiale. Parliamo infatti dei manici giunco in legno, questi si chiamano Sakai. Come potete vedere hanno questa parte ricurva nella parte superiore e invece una forma dritta, una base dritta nella parte inferiore, il tutto collegato tra di sé con delle legature in giunco. La larghezza è di 18 cm e l'altezza invece è di 8. La misura ovviamente quando parliamo di questa tipologia di materiale è relativa, nel senso che può variare millimetro più, millimetro meno, ma è anche la bellezza e la particolarità di questa tipologia di manici. Sono dei manici che sicuramente possono ben prestarsi alle borse all'uncinetto, ma non solo, anche alle borse in tessuto, e ben venga ad esempio per una tipologia di manici come questi, il tessuto aiuta. Immaginatelo ad esempio applicato semplicemente in due pannelli con due asole che si agganciano a questi manici. Il risultato sarà velocissimo e sicuramente di grande effetto. E rimaniamo sempre sulla stessa tipologia di manico, quindi giunco in legno, questa volta però la forma è un po' diversa. Questi esattamente si chiamano Nara, hanno la larghezza di 18 cm e l'altezza di 13. Come potete vedere anche questi hanno le legature in giunco, qui agli angoli e nell'arcata superiore. Sono, possiamo definirli sicuramente, un classico senza tempo. Oltretutto vi ricordiamo che il giunco è da secoli la corda, tra virgolette, naturale per eccellenza e che oltre ad avere un ruolo funzionale è diventato un elemento di stile, quindi sicuramente questa tipologia di manici non può mancare nel vostro armadio. E qui invece abbiamo questo splendore che sono i manici bambù small bridge scuro con i ganci sia in nickel che in oro. La lunghezza è di 17 cm e l'altezza, diciamo all'incirca, è di 5 cm. Sono dotati, come avete già visto prima, di questi gancetti ed hanno un design, si può dire, davvero innovativo. Vedete questa forma ricurva, proprio a forma di appunto ponte, come è stato definito. Come sapete, oltretutto i manici in bambù di Tessilan sono tra i più venduti in Italia perché hanno un rapporto davvero qualità-prezzo imbattibile. Poi guardate questi, cioè hanno una forma davvero spettacolare, insomma io li acquisterei anche oggi. Ed eccoci qua arrivati ai manici in bambù carbonizzati. I primi di questi sicuramente già li conoscerete perché sono già presenti sul nostro sito e qui li vediamo però con delle dimensioni diciamo un po' diverse. Cominciamo da questo, che è il manico in bambù ovale carbonizzato da 12 cm. Infatti presenta un'altezza di 12 cm ed una lunghezza di 17. Proseguiamo con questi, che invece sono i manici, ovviamente tutti quelli che vedete noi ve li facciamo vedere singolarmente, ma sono poi presentati e venduti tutti in coppia. Questi invece, quindi, come dicevo, sono i manici in bambù circolari con il diametro invece da 12 cm. Proseguiamo ancora con i manici in bambù ad arco carbonizzati. Questi invece hanno un'altezza di 15 cm ed una larghezza di 13 cm. Come potete vedere, appunto, c'è la forma ad arco e presentano quest'asta orizzontale in legno su cui poi poter apporre il lavoro. Ma
abbiamo pensato anche ad un'altra tipologia di arco, lo stesso, sempre carbonizzato, 15x13, ma con un'asta orizzontale, questa volta in metallo. E non è, credetemi, casuale, perché vi spiego questa meraviglia. Se voi svitate, perché queste sono svitabili, se voi svitate questa vitina, ecco qua, guardate che meraviglia. Quest'asta si può togliere, si può completamente rimuovere e quindi voi potete applicare direttamente il lavoro, ma anche un gancetto, un occhiello, insomma potete tranquillamente applicarlo, inserirlo e poi reinserire l'asticella. In questo modo basterà fare davvero pochissima pressione, non vi preoccupate perché comunque il bambù è un materiale naturale, quindi ha una leggera flessibilità. Riavvitare la vitina ed ecco qua, pronto all'uso. Quindi potete creare nuove borse, ma soprattutto pensateci, potete anche reinventare, quindi dare un nuovo manico a una borsa che magari finora avete ritenuto inutilizzabile. Davvero ottimi. E anche questa piccola puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io ovviamente vi ricordo che, qualora non l'aveste già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di continuare a seguirci sui nostri canali social, quindi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e sugli altri profili Instagram, Pinterest e TikTok, che potete commentare il video, comunque chiederci qualsiasi cosa, aiuto o suggerimento nel nostro anche servizio di assistenza o, come vi dicevo, nei commenti sotto il video. Potrete trovare sempre sotto il video anche il link dei prodotti che avete visto oggi, ma comunque vi spiego anche la procedura da seguire per trovarli direttamente sul nostro catalogo. Non vi basterà altro che andare nella categoria tutto borse, arrivare alla sezione manici e poi non vi basterà altro che scorrere l'intera pagina e vedere tutti i manici disponibili sul nostro sito, tra cui anche quelli che abbiamo visto proprio oggi. Ma non finisce qui. A Tessiland che volete fare? Piace troppo sorprendere le proprie clienti in continuazione. E infatti ha introdotto un nuovo colore che è il grigio medio per quelli che sono i tre filati must, insomma in esclusiva per Tessiland, vale a dire il Tè Skinny, eccolo qui, il Tè Sublime, eccolo qui, e infine lo Zeppelin. Come potete vedere, questi tre meravigliosi filati in questa nuova variante del grigio medio sono davvero bellissimi e non vedo l'ora di vedere i vostri lavori realizzati proprio con questa nuova colorazione. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Ciao da Valentina! Lei ha realizzato una maglia. Ricomincio da capo. Questa puntata termina qui. Ovviamente, se avete delle domande, delle richieste, rivado. E intanto vi do appuntamento alla prossima puntata. La prossima settimana. Va bene quella di prima. Mi sono un po' inceppata, ma secondo me se lo rifaccio viene peggio. Davvero un'ottima idea. Ah! Ci ha raccontato che ha trovato spunto. Niente, mi sono persa, aiutatemi. Allora, qualora non l'aveste già fatto, di iscrivervi alla nostra... Ciao. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tessiland Condivision. Anche questo... quali riutilizzi, lasci davvero incantati. E tra minchiata soprattutto che c'avevo un capello in bocca e quindi ok. L'importanza delle youtubers, quanto sia fondamentale seguire i loro... Probabilmente, insomma, sicuramente merito anche del... Probabilmente o sicuramente, deciditi perché piglia via, ok. È un filato vaporizzato. Che cosa significa? Che il filato mi cade e che io poi mi incazzo. Questo significa. E siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione della settima puntata. Non ce la mangio più. Rimangano sempre quindi attaccati e intatti al vostro... Che niente, niente che vi permetterà, ok. Oh my god! Oh my god!
Sveglia. Vai. Variante carta da zucchero, che ci ha detto è il suo colore preferito. Non mi ricordo se già l'ho detto prima oppure no. Il secondo prodotto, aspetta che mi prude il naso. Ok. Floriana ci mostra una... Aiutatela! Sento il cane. Dà fastidio pure il cane, mo. Ti stai conservando tutte queste cose, però. Ti stai conservando. Dai, mi sono cancellato, io posso.